o che si occupano comunque di comunicazione, fondamentalmente significativi. 55 anni di Paternato Lux, 1959, e 20 anni della rivista Desk, una rivista che viene stampata sulla Benincasa di Napoli, però è nazionale, quindi una rivista della stampa cattolica. E abbiamo pensato a questi incontri perché solitamente gli incontri si facevano solo a Napoli. Noi abbiamo detto in consiglio: andiamo in tutte le diocesi. Per quest'anno stiamo tentando, abbiamo fatto nelle diocesi capoluogo, ma l'obiettivo è quello di andare in tutte le 26, non ricordo bene, che sono in Campania. Sabato siamo stati a Napoli, lunedì l'incontro con il vescovo di Benevento, martedì ieri sera con il vescovo di Avellino, oggi con Sua Eccellenza Moretti, e con Caserta abbiamo rinviato perché a Caserta. E allora è l'occasione che abbiamo lanciato ai colleghi della stampa, non solo ci siamo incontrati con Valerio Umari, che è Valeriano Umari, che è il responsabile della comunicazione della Non almeno c'è Napoli. Vediamo invece di incontrarci ovunque c'è una testimonianza di questo nostro meraviglioso mestiere. E questo incontro capita proprio nella partenza di un corso di aggiornamento obbligatorio, il corso di aggiornamento per tutti i giornalisti pubblici, i professionisti pubblici. Ma perché bisogna farlo? L'aggiornamento è sempre utile. E poi scoprirono molte cose che non andavano, come uno si siede, come guarda la telecamera. Hanno chiesto anche la nostra collaborazione e quindi insieme facciamo questi corsi di aggiornamento. In tutte da 4 anni organizza corsi di aggiornamento con Fiuggi, che sono straordinari. E nel quotidiano uno può vedersi raccontando la storia della giornata di 24 ore nel mondo a portare in mano. Insomma, Eccellenza, io sono grato a nome della Stampa Cattolica, dei colleghi, se vuoi dire qualcosa, a parte le domande anche di termine, quindi la possibilità di vivere anche più in consapevolezza in questo caso. Ringrazio, se non avessero dire qualcosa. Parla tanto di valori, però lo hai aggiunto. Sì, ma dove li appoggiamo? Sì, sì, beh, personalmente sono straconvinto di questo, perché non è che le cose si fanno per principio.
principio astratto così. Per quel che mi riguarda, noi testimoniamo che tutto il sistema di valori di vita, così noi fondiamo su Gesù. È Lui che ci dice, io sono la pietra angolare. Ci dice che se pensiamo di costruire a prescindere da Lui, è come costruire sulla sabbia, almeno questo ce lo dice Lui. Quindi, proprio perché Lui stesso credo che aiuti poi a trovare la risposta alla domanda che ci assilla di più nei momenti poi più veri della vita, ma chi me lo fa fare? No? Ecco, se io ho la risposta a chi me lo fa fare, ho trovato la risposta che sostiene il sistema dei valori che accompagna la vita, insomma. Lei ha ricordato che servire gli altri, non servirsi degli altri, che può essere anche un augurio per la stampa? Io credo di sì, perché il rapporto con le persone, Gesù ci dice che noi dobbiamo caricarci della croce degli altri, non scaricare la nostra sugli altri. Questo significa che la vita non è avvicinarmi all'altro per vedere come mi è utile, ma avvicinarmi all'altro per sapere come posso essere utile all'altro. Quindi questo vale per esempio per la Chiesa, vale ma per ognuno, ecco. Perché lì dove si recupera, direi, la coscienza che è meglio dare che ricevere, come diceva San Paolo, oppure che la dimensione della gratuità è una dimensione che arricchisce e fa crescere, altrimenti ci chiudiamo dentro un egoismo sempre più esasperato. Se io posso così... storia. Però nulla impedisce che prima o poi ci si arrivi. Il problema vero è che per fare questo ci vorrebbe anche un po' di tempo, che non sempre c'è, ecco questo. Però io sono rimasto impressionato da un mio ex parroco quando ero a Roma, adesso ha 93 anni, il quale a 80 anni ha imparato il russo. Perché, quindi a 87 è andato a fare il parroco in Russia, in Bielorussia. Quindi troppo tardi. Ecco. A me ha colpito molto quel modo di essere e sono convinto che oggi tutti gli strumenti che possono portare a condividere, a comunicare, a scambiare idee, confronti, è utile. Poi però non tutti possiamo fare tutto, quindi ecco perché io mi fido anche dei collaboratori che invece di questi strumenti sono molto, direi, capaci e li usano anche bene, insomma. Possiamo cogliere questa occasione per far arrivare a tutti gli auguri di Pasqua dell'Arcivescovo. Sì, veramente l'augurio a ogni famiglia, perché in ogni famiglia il Signore porti pace, gioia, serenità.